Bene, cari amici, eccoci qua con una nuova trasmissione su Saiuz Web Network dal titolo Don Chisciotte e i mulini a vento. Insomma, quattro chiacchiere tra il sottoscritto Saiuz e Don Chisciotte, il grande amico mio Alfredo Story, alias Don Chisciotte o Don Chisciotte alias Alfredo Story, chi lo sa? In questo momento vedo che sta leggendo il giornale, quindi non lo voglio disturbare. Allora, dicevo, puntata zero per testare questa nuova trasmissione che non ha avuto una musica iniziale, anche perché non l'abbiamo ancora trovata, una cosa che insomma ci fa piacere ascoltare. Spagnoleggiante, Spagnoleggiante la già, vuoi, insomma, Alfredo. sì. Vabbè, insomma, ti accontenteremo. Alfredo, parla un poco. Benissimo. Oh. Allora, noi questa Allora. nuova trasmissione, che possiamo anche chiamarla una rinascita di una vecchia trasmissione dopo questo lungo periodo d'assenza, dovuta a qualche piccola difficoltà contingente. Comunque l'abbiamo superata e ritorniamo qua, fra di noi, per poter, sempre con la stessa acido in bocca, commentare le notizie che ci giungono e che leggiamo dai giornali. Ma aspetta un attimo, Alfredo, cioè Don Chisciotte, mi chiedo scusa, non No, so se sono io il tuo Sancho Panza in questo momento, Sancho Panza. questo è indispensabile È perché indispensabile. No, ma volevo ricordare, Chisciotte no, c'è da dire. io volevo Dimmi, dimmi, dimmi. ricordare ai nostri amici che ci ascoltano, quei due, tre, quattro al massimo che abbiamo che ci ascoltano, che Don Sì, Chisciotte questo una qua. volta si chiamava Don Chisciotte una volta si chiamava Riccio Incazzato, se vi ricordate, quindi Esatto. trovate tante cose del Riccio Incazzato su Science e tante anche sul blog si trova qualche cosa, no, caro Don Chisciotte, caro Don, ti posso chiamare solo Don? O Certo. Ma Dio. mettiamo il No, Chisciotte? va bene, Don, va bene. No, Dominus. tu hai l'aspetto del Don con questo pizzo, questa Ecco barba la pizza che barba hai. con la vecchiaia anche. Soprattutto come vedo che insomma con questa cuffietta verde, verde mare, verde chiaro, verde, insomma, meno male che non è un verde, insomma, che mi fa ricordare qualche altra cosa che non mi È solo un piace. verde pisello. Ecco, diceva quindi il caro amico Alfredo Story. All'anagrafe, insomma, non so quando è nato, l'hanno chiamato Alfredo, il Beh, nostro amico Alfredo. Oh no, ti hanno chiamato Alfredo oppure no? mi hanno chiamato Alfredo come mio nonno. Bravo, quindi. Molta fantasia. Ma sai, si usava una volta, quindi. No, no, una volta si usava, altro che Quindi. se si Ed usava. era anche bello perché, diciamo, era un po' proseguire con la famiglia, Sì, andare avanti, no? esatto, proprio Poi questo. dopo sono incominciate a venire ste manie di americanizzare i nomi, di farli stroppiarli, insomma, Ma nomi anche lo strani. studio dei nomi è interessantissimo perché leggevo un articolo l'altro giorno sui nomi che non esistono praticamente più. Non so, mi ricordo i nomi di tante persone anziane di quando ero giovane, Nerina per esempio, Ernesta come mia, Ilde come mia madre, Ernesta come mia nonna, Arturo come mio padre, tutti nomi che adesso praticamente Sono scomparsi. sono stati eliminati. Ed Sì, insomma. è interessante anche leggere a volte queste recensioni che fanno i comuni dove pubblicano i nomi e le percentuali con le percentuali di frequenza dell'utilizzo di questi nomi. No, ma il proprio Dimmi. questo è il fatto che è nata sta mania da quando ho incominciato a comparire in televisione le prime soap opere, i primi telefilm Certo, americani, eccetera, con quei nomi strani, assolutamente. la gente che era appatita, soprattutto le donne, che erano appatite di queste telenovelas, di queste cose, hanno Sì, cominciato a sì, dare nomi strani ai propri figli che adesso si ritrovano un po'
diciamo, spaesati. Non solo spaesati, ma diciamo in mano al psicologo qualche minuto per cercare di capire le proprie origini. Insomma, e non sanno più dove trovare, allora gli danno la cassetta della soap opera e della studia. È così. Quindi insomma, è da allora poi insomma che sono venuti, diciamo hanno preso piedi i psicologi, non tanto i psichiatri che già c'erano, ma certo, psicologi, insomma, questa mania americana, insomma, perché tutti andavano in analisi. Tutto. E anche questa mania è terrificante, perché io sono un ignorante, cioè proprio non riesco a digerire le lingue. Adesso anche quando leggi dei testi, degli articoli politici, ma finché sono tecnici, essendo un po' tecnico, li capisco, ma questi termini politici, questa mania di americanizzare, tipo welfare, sì, cioè, insomma, che cosa vuol dire? Abbiamo una lingua fantastica che si può adattare a qualsiasi cosa. E lì ammiro di più i francesi, che danno una conservazione della lingua che noi conosciamo assolutamente. I termini, infatti il computer non si chiama computer ma ordinateur, cioè ordinatore, che in definitiva è la funzione del computer. Ma in italiano come si chiamava, Alfredo? Perché mi ricordo che aveva un altro nome. Aspetta, personal computer, il cervellone. All'inizio lo chiamavano tutti il cervellone, mi ricordo, a lavorare, quando entrarono i primi computer e non si sapeva neanche come si accendessero. Col fiammifero, no? Col fiammifero, certo, poi era un buon sigaro e si continuava. E, li chiamavano i cervelloni. Poi personal computer, sai che non mi ricordo se sia stato mai usato i calcolatori. Ecco. I calcolatori, sì, i calcolatori. Giusto. Perché ti ricordi che l'IBM, cioè non l'IBM, scusami, l'Olivetti aveva messo il primo calcolatore, certo, che aveva solo la tastiera, no? Cioè, aveva la tastiera, c'erano, sì, poi venne fuori l'IBM e poi cominciare, poi dopo comparvero, dopo il Commodore, che proprio stasera in un quiz hanno chiesto se il Commodore aveva più o meno il monitor, e non l'aveva, il Commodore 64. No, prima il VIC-20. Il VIC-20. Si collegavano al televisore. Esatto. L'ho avuto io, VIC-20 e Commodore 64, li ho avuti. Lo ZX Spectrum, l'Atari. Io lo Spectrum era il primo, che veniva dall'Inghilterra e veniva programmato in assembler. E il Commodore ho avuto tutta la serie, compresa anche la stampante, però si collegava al televisore. Sì, al televisore. Ma era bello però, perché mi ricordo che con Commodore c'erano un sacco di schede che si vedevano soprattutto per la nostra passione, no? La radio. Certo. I verificatori RTTI per telescrivente. E funzionavano anche bene, perché con dei semplicissimi collegamenti si poteva decodificare le RTTY, sì. Si potevano codificare i codici Morse. Era una invenzione interessante, ad un costo abbastanza elevato ancora. E poi comparvero i personal computer, lì il mondo ha preso una svolta ben diversa, e in effetti adesso stanno quasi scomparendo i personal computer e si lavora tutti con, i computer, quelli che intendevamo noi, con la scheda madre, con il case, la scatola, la cassa, il monitor, eccetera. Adesso ormai anche negli ambiti di lavoro, ognuno c'ha il suo personal
ed è risolto così il problema. Sì, ma comunque saranno i tablet, che adesso vedo che escono questi tablet con la possibilità di innestarli sopra una tastiera, e direi che funzionano bene. Ma certamente, ma adesso abbiamo fatto un po', diciamo, una storia del computer dalle origini dei classificatori ai giorni, quasi ai giorni nostri, no, giorni nostri, dai, insomma. Esatto. E quindi dicevamo, parliamo un pochino di questi mulini a vento. Ecco, adesso parliamo dei mulini a vento, caro Alfredo. E l'importanza di avere Sancho Panza, perché mentre se non ci fosse stato Sancho Panza, che sperava di acquistare con le sue azioni vicino all'Hidalgo almeno una contea, almeno un regno da poter governare, è indispensabile, perché la follia di Don Chisciotte è tenuta a freno solamente da Sancho Panza, perché è lui la logica e l'altro è la follia, e quindi è indispensabile, dato che io non sono abbastanza folle, è indispensabile avere un amico come Rosario che ti possa tenere a freno, se no veramente diventerebbe un dramma notevole. Scusami Alfredo, e allora la frase che tu mi hai mandato, che tutti gli amici che ci guardano sulla web TV la possono vedere, no? Che dice: cambiare il mondo, amico Sancho, non è follia né utopia, ma solo giustizia, la disse veramente il Don Chisciotte? Senti, ho cominciato a leggere il Don Chisciotte una ventina di volte, non sono mai riuscito ad arrivare in fondo, però penso che indubbiamente sia nella politica di questo libro, perché quello che cerca Don Chisciotte è solo la giustizia, non va nel sottile delle leggi, nel sottile di chi ha ragione e chi ha torto. Lui è interessato esclusivamente alla giustizia, e tutte queste sue imprese a testa bassa, a cavallo del suo ronzino, sono fatte per ottenere giustizia, per dare giustizia a chi non ce l'ha, a chi non riesce ad averla con le proprie mani, a coltivarla con le proprie mani. Lui si pone come un cavaliere, questo è il concetto della cavalleria allora, e proprio per dare una mano non solo alle donzelle in pericolo, ma chiunque incontra nella sua strada e ritiene che sia schiacciato da qualche difficoltà con i potenti, difficoltà con la Chiesa, difficoltà con i frati, e cerca di aiutarli in tutte le maniere. Questo è il concetto di giustizia per Don Chisciotte. Purtroppo il concetto di giustizia ora è una cosa molto aleatoria, molto difficile da poter ottenere, perché, come dicevamo prima con Rosario, esiste la legge ed esiste la giustizia, sono due cose completamente diverse, separate e antitetiche. La legge, quando non so, facevamo un esempio molto banale, un derelitto, chiamiamoli così, un poveretto, un affamato, ruba una mela da un banchetto di frutta, viene messo in galera, o casomai entra in un supermercato e ruba un etto di prosciutto per mangiare, o un panino, viene messo in galera. Questa è la legge. La giustizia è quella del perdono, perché abbiamo diritto di sopravvivere
in questo mondo, non di essere eliminati per dei motivi contingenti, dei motivi di povertà o che altro. Ecco, questi sono i due aspetti. E Don Chisciotte tiene in alta considerazione questi due aspetti. La legge è una cosa, quella dei frati, quella dei potenti, quella dei prepotenti, perché di solito la legge è sempre vicina ai prepotenti. Lo vediamo oggi in Italia. Come vediamo oggi in Italia questo fatto? Purtroppo, per cominciare un pochino a... E poi c'è il mulino a vento, che anche quello è un'immagine importante, forse oggi più importante di ieri, perché il mulino a vento ha due componenti: gira dove vuole il vento ed è fatto girare dal vento. Quello è forse un concetto un po' difficile. Cioè, no, quello appunto, cioè, se stavo appena l'hai detto, mi ha un attimo allora, messo in fuori uso il cervello. Vediamo subito con una realtà odierna. Purtroppo la strada che è successa a Charlie Hebdo, credo che si dica così, e l'incontro oceanico di 4 milioni di persone, hanno detto 2 milioni a Parigi, poi altre sparse un po' nelle maggiori capitali europee, è il vento che fa incolonnare le persone, che le fa portare verso un certo obiettivo, mentre il mulino a vento, quindi del giudizio generale della politico, sociale, eccetera, un po' il mulino che viene mosso da questo vento. Ho fatto oggi un piccolo editoriale che Rosario ha già messo in linea discorso proprio di questo, dell'uovo che viene mangiato il giorno dopo. Abbiamo visto 4 milioni di persone sfilare, 4 milioni di Charlie possiamo chiamarli, a parte la figura bruttissima che hanno fatto i politici, che se avete visto su Facebook e anche sui telegiornali si è vista la foto non presa ad altezza d'uomo ma dall'alto, dove i politici erano una esigua minoranza protetta dalle guardie del corpo. Quindi che cosa ci fa dire questo fatto? Ci fa dire che purtroppo esiste una realtà che ho definita io ci sono, che è una malattia non credo solo italiana ma a livello quasi mondiale, in cui la gente, o chiamata anche popolo, ma non in senso dispregiativo assolutamente, perché senza il popolo la nazione non potrebbe andare avanti, si deve essere presente, cioè dire anche se tu non condividi le idee, non conosci le cose come stanno, devi dire io ci sono stato. È proprio un impegno, aspettate perché io no, scusate, io sono un altro Charlie che mi sta mangiando il filo della cuffia. Abbiamo dei inconvenienti tecnici, diciamo, sì, dallo studio. Però non l'ho chiamato Charlie dopo queste cose, era già chiamato precedentemente, e poi con il greca finale, non con la IE. Allora, dicevo, noi abbiamo questo difetto di dire io c'ero, non mi interessa se io non conosco le realtà dei fatti, non mi interessa se io non conosco la persona o altro,
per cui si fa la manifestazione, ma l'importante è un po' come il motto delle Olimpiadi: non è importante vincere, ma è partecipare. Quindi tanta di quella gente va solamente per scattare foto col cellulare e poi metterle online su Facebook, e questo io ritengo che sia una cosa abbastanza triste, come è quei alcuni commenti fatti alcuni giorni fa sui funerali di Pino Daniele, grandissimo musicista, e su questo nessuno può controbattere, però sembrava che tutta Napoli, tutta l'Italia fosse fans di Pino Daniele. Poi, facendo un'indagine nei centri di rivendita dei dischi, diceva che invece Pino Daniele ultimamente era in forte calo e la stampa dei suoi dischi era molto ridotta rispetto a questa oceanica manifestazione dei fans. Diceva, cioè, questa non è la notizia che mi stai dando adesso, non la conoscevo. L'ho letta quindi da qualche parte, perché passo tutto il giorno a leggere le informazioni. Ecco, anche questa è un'altra cosa invece che ho letto poco fa. Anche tutti questi plenipotenziari, presidenti del Consiglio, eccetera eccetera, sono andati lì per dire io c'ero, e questo se non è così, per me è un forte insulto verso chi è morto per un'idea. Giusto o sbagliata che sia, non ha nessuna importanza, ma per un'idea è morto, e in una maniera atroce. Quindi a volte facciamo un esame di coscienza per sapere se noi siamo realmente convinti di quello che facciamo. Penso che sia solamente un discorso di onestà. Alfredo, ti volevo un attimo interrompere perché, insomma, certo, il discorso che stai facendo è molto interessante, però la cosa dell'io c'ero, no? Cioè, va bene che c'è moltissima gente, come dici tu, che va a questo tipo di eventi, manifestazioni, come le vogliamo chiamare, sì, come per dire io c'ero, eccetera, certo, eccetera, perché secondo me, cioè, tu hai ragione nel dire che è triste se uno lo fa solo per questo, perché secondo me l'io c'ero dovrebbe essere tutti i giorni della nostra vita quotidiana, l'io c'ero, non solo in un momento drammatico. Perché io qua voglio, insomma, entrare un attimino in merito alla faccenda tristissima di questa di Charlie Hebdo, che è successo, perché sembra da condannare l'uccisione di persone perché hanno espresso, anche attraverso la satira, un pensiero, perché la satira è satira, insomma, non si può, non era diciamo un modo di attaccare una religione, secondo anche me non, perché lo facevano verso tutte le religioni, sì, verso tutte le religioni, quindi. È questo, ma l'io c'ero, come dicevo, deve essere fatto tutti i giorni, e quindi quando i media nostri sono internazionali, eccetera, certo, ufficiali, televisioni, radio, giornali, hanno cominciato a parlare di queste, insomma, parlano per giorni, giorni e giorni, io stavo lì e pensavo, ma quando vengono uccisi i bambini palestinesi, esatto, negli attacchi raid israeliani, e 2000 e più morti in Nicaragua, e 2000 e più morti in Nicaragua, sì, sì, in Africa, hai ragione, stragi di paesi, cioè villaggi interamente sterminati, no, ma proprio questo volevo, no, io ho fatto delle domande un po' in giro, no,
su questo, certo. Parlando con qualche persona che conosco, insomma, non è che ho fatto dei sondaggi, per l'amor del cielo, no, è una cosa ufficiale. Però insomma, dicevo, ma scusatemi, ma tutti questi giorni, ma quando vengono uccisi questi bambini, quando si commettono queste atrocità in altre parti del mondo? Ma sai, mi hanno risposto, il discorso è quello su posti lontani. È qua che mi è caduto tutto il palco, insomma, ho cominciato a capire che è diventato triste. Quindi questo oceano, secondo me, è una grande stupidaggine, perché gli oceani, io ce l'ho tutti i giorni nel mio cuore, oceano. Ce l'ho per tutte le atrocità che vengono commesse, per tutte le ingiustizie. E sai, insomma, il web network nasce per questo, per denunciare qualsiasi cosa, per dare spazio a quante più persone possibili e di dare la propria voce, insomma, di far sentire la propria voce. Perché a me non interessa, se me lo sai benissimo, se è una questione diciamo politica, perché noi siamo partitici, ognuno di noi ha un'idea politica, per l'amor del cielo, perché sarebbe impossibile, no, non averla. Certo, questo è vero. Ma basta che sia apartitico il discorso, deve essere la persona che esprime il suo pensiero. E il suo pensiero non è quello di dire, ok, hanno messo la bomba in quel posto, io c'ero oggi là, cioè vado a dimostrare che io c'ero, ma solo oggi. E domani? E dopodomani? E fra un mese, fra un anno, fra 10 anni? No, questo è il ci siamo già dimenticati di queste cose. Allora dobbiamo dire io c'ero per i tanti morti che vengono arrestati dalla polizia e poi muoiono. Dove sono questi oceani? Il caso Cucchi, ma non è solo il caso Cucchi, ce ne sono tanti di altri casi. Ma è la violenza inaudita con cui si stanno reprimendo qualsiasi espressione di manifestazioni lavorative. Bravo. Cioè, è una cosa ignobile. E neanche durante il fascismo quasi succedevano queste cose. Adesso appena manifesti il tuo dissenso verso una realtà lavorativa, una realtà di qualsiasi politica, eccetera, che ti riduce la vita a un ammasso di difficoltà di poter mangiare, di poter pagare la casa, di pagare il mutuo, di mantenere i figli, ma nessuno dice io c'ero. È questo. Io c'ero alla massa di pensionati che vivono con meno di 500 euro al mese. Ecco, come fanno? Dove lo mettiamo? Perché uccidere le persone, ucciderlo con una bomba, o ucciderlo per fame, ucciderlo perché viviamo in una società così. Ecco, io voglio, come network, dire. Science Web Network, con tutti gli amici che collaborano in questo network, certo. Noi diciamo io c'ero tutti i giorni, tutti i santi giorni, per qualsiasi avversità. Esatto, questa è la cosa principale. Parlavi prima del concetto di facevi un discorso sul non mi viene in mente adesso. Questo è molto importante, perché stiamo diventando un paese fascista. Non è stato cancellato il fascismo, come vediamo stanno sorgendo in continuazione partiti di destra. Sì. E quello che sconvolge è la polizia. È la polizia che sta dando, che poi non è la polizia come poliziotti, è la polizia come istituzione, sta dando addosso sempre di più a dimostrazioni estremamente pacifiche. Questa è una cosa veramente scandalosa. Vero. Non c'è niente da dire. Vero, su questo è vero, perché lo assistiamo, l'abbiamo assistito e penso che continueremo ad assistere a fatti del genere, gravissimi. Io dico semplicemente che il nostro pensiero dell'oceano è tutti i giorni. Cari amici che ci ascoltate, potreste fare un bel banner da mettere sul sito. Ricordiamo che è soyuzwebnetwork.it, dove c'è una
su uno sfondo che decidi, puoi essere anche quello della pace, colorato, io ci sono tutti i giorni. Questo potrebbe essere una cosa molto interessante, questa qui. Potrebbe essere una cosa molto interessante, proprio per dire, e poi noi siamo qua proprio per dire che noi ci siamo in questi casi, purtroppo ci siamo solamente con la voce o con i video, ma importante è parlare ai propri ascoltatori di questo problema. Certo, volevo ricordare a tutti gli amici che si fossero messi in ascolto in questo momento, che stanno ascoltando la puntata zero di Don Chisciotte e i mulini a vento, con quattro chiacchiere tra il sottoscritto Saiuz e Don Chisciotte, che è l'amico Alfredo Stori. Don Chisciotte, il nostro Don, sono le 22:30 in questo momento e do subito di nuovo la parola ad Alfredo per insomma fargli parlare di qualche fatto del giorno adesso, certo. Perché questo è importante, perché dopo tutto il suo preambolo come puntata zero ci voleva Alfredo, ma adesso entriamo in merito del singolo articolo. Non entro nel Job Act io, perché dopo quello che ho letto oggi mi incazzerei, scusatemi il termine, Saiuz non ama dire parlacce, mi è scappato. Perché insomma si parla che entro il 2017 insomma la disoccupazione scenderà di 6 mesi o qualcosa del genere, insomma chi resterà disoccupato senza lavoro si vedrà ridotto il periodo di disoccupazione, insomma di contributo di disoccupazione. È molto grave. A meno che non recuperino 300 milioni di euro, però sì. Mettendo sul lastrico intere famiglie. Certo. E a questo punto do ragione insomma a quei gruppi insomma come il Movimento 5 Stelle che dicono ci vuole, diciamo, qual è lo, come dicevo, il contributo di solidarietà o qualcosa del genere, insomma per diritto uno dovrebbe avere, se è senza lavoro, un contributo da parte della società, ma questo purtroppo nella società come devo dire, che hanno uno stile egoistico, difficilmente si porta avanti questo discorso. Si vorrebbe un altro tipo di società. Ma guarda, speriamo. Io purtroppo questa cosa la sto vivendo, non io, perché grazie a Dio me la sono tolta dai piedi, perché sono già in pensione, ma tanti miei colleghi, addirittura nei servizi terziari come il mio, sono a casa da più di un anno e poi quando riescono a trovare dei contratti sono contratti a scadenza, a volte anche di un mese solo, e quindi è un dramma veramente grande. Non bastano gli 80 euro da, non so poi se li ha dati Renzi gli 80 no, euro. Non li ha dati, però il discorso è che non è gli 80 euro, non è quello. È un lavoro che serve, serve un lavoro, cioè la dignità della persona, capito? È un po' il problema di quando facciamo le sovvenzioni o diamo i soldi per l'Africa. L'Africa non ha bisogno di soldi, ha bisogno di un lavoro, ha bisogno dei macchinari, ha bisogno dei tecnici, non le beneficenze o le elemosine che facciamo. Sì, fine a se stessa, insomma. Ma è terribile. Bisogna. Ma Alfredo, il discorso purtroppo nelle società capitalistiche è questo. Perché purtroppo i mezzi di informazione non ti insegnano ad essere altruista. No. Anzi, è l'individuo, l'individualismo. Persone. Io individuo, sono io e valgo per me stesso e basta. E invece bisognerebbe essere, diciamo, l'opposto. Lo vediamo nei politici che vengono si fanno eleggere per poter rubare il più possibile, e addirittura lo dicono tranquillamente. Certo. Che hanno fatto campagne elettorali o inciucci con i politici più potenti per poter arrivare sul malloppo e riempirsi le tasche. Prima purtroppo notizia che vorrei dare, pertanto per rimanere sempre
nel discorso della strage francese, viene da Repubblica. Rapporto degli 007, ecco i rischi per l'Italia, monitorati, social network e telepredicatori. Ok, anche l'Italia, lo sappiamo nel mirino dei gruppi fondamentalisti, per vari motivi e ha vari rischi, può andare a correre vari rischi anche l'Italia. Questo è uno studio che è stato fatto, un'analisi riservata per il governo, il Parlamento, il COPSAR, e identifica alcune cose che sono state rilevate, alcuni aspetti, diciamo, rilevati dagli analisti riguardo al pericolo che possiamo andare a incorrere. Il primo pericolo certamente è quello religioso, nel senso che già da molto tempo si pensava che di attentati al Vaticano e circolavano anche delle vignette islamiche in cui sopra la cupola di San Pietro veniva esposta la mezzaluna. Questo è uno degli aspetti, perché infatti il grido di battaglia di molti fondamentalisti è quello la conquista di Roma e Roma come inteso il Vaticano. Il secondo pericolo e ci sono segnali di un crescente sostegno alla propaganda jihadista da parte di tutti gli stranieri che sono in Italia, quelli che vengono chiamati homegrown, cioè stranieri di seconda generazione, quindi che sono nati in Italia da immigrati. E logicamente dall'interno dell'Italia stanno facendo propaganda per la causa islamica, musulmana. Il terzo fenomeno è degli stranieri indesiderati, tra cui ci sono anche delle donne, e i servizi segreti li stanno monitorando comunque, però non è poi così difficile scappare. Vediamo con la donna, con la moglie di uno degli attentatori che è stata ripresa, credo, in Turchia, nell'ufficio portuale dell'aeroporto. Quindi scappare non è un problema. E poi ci sono i telepredicatori comunque ci sono in tutte le religioni, perché diciamo È vero. in America poi sono in numero eccezionale. Alcuni sono divertenti, non lo metto in dubbio, ma alcuni fanno veramente paura perché riescono a mettere nella testa di persone senza una determinata cultura o persone semplici, di animo semplice, idee estremamente pericolose. E poi ci sono i social network, quelli che noi usiamo abitualmente ogni giorno, tipo Facebook ed altri tipo Facebook, che sono un veicolo pericolosissimo di propaganda, perché nei post che vengono messi ci possono essere certamente dei sistemi di convinzione molto forti. E una cosa molto allarmante è che la propaganda di questi telepredicatori o del social network
non è indirizzata a persone adulte e quindi già con un'etica formata e con una morale più o meno giusta, ma comunque formata. Ha una platea enorme di giovani e anche di adolescenti che vengono, specialmente adolescenti che hanno un background piuttosto brutto, non so, orfani, ragazzi abbandonati, con famiglie in grosse difficoltà, che vogliono avere una rivalsa seguendo queste ideologie. Altre cose che possono essere sotto pericolo sono le moschee, va bene, quello lo sappiamo, che vengono sempre anche queste monitorate dalle forze dell'ordine. E addirittura c'è un ex detenuto di Guantanamo, quindi ai tempi di Al-Qaeda e delle Torri Gemelle, che ha liberato finalmente da Guantanamo e ritornato verso la Siria. Adesso questo l'abbiamo fatto abbastanza breve, sta analisi. Comunque è quello che interessa è che i pericoli ci sono e sono molto evidenti. Ma scusami, Freddy, dimmi, i pericoli dimmi. Ci sono, ma ci sono per tutte le cose. È giusto monitorare, no, è giusto monitorare, è giusto tenere per la salvaguardia delle persone, e siamo pienamente d'accordo su questo. Però i pericoli ci sono per tutte le cose, insomma, non solamente per questi fatti. No, come beh, adesso noi siamo. Anche perché adesso è il momento, diciamo, di questi questo. Fondamentalisti, perché l'Islam, perché insomma è musulmano, insomma, come la religione, non, teoricamente non prevede quel che fanno questi fondamentalisti. Assolutamente, insomma, quello che, no, è proprio. Quello che so io, poi ovviamente ero ignorante in materia, però non credo che una religione percorra, diciamo, una strada del genere, o no, cioè una religione vera. Assolutamente no, no, bisogna proprio, come stanno molti dicendo in questi giorni, distinguere completamente il terrorismo dall'Islam. Questi sono terroristi e basta. Questo è fondamentale. Ah, dicono quel cristiano, oddio, quello convertito all'Islam, cristiano, quel giornalista che è stato anche vice direttore di giornale, che adesso è contro l'Islam al 100%, leggeva l'altro giorno dei versetti per giustificare la guerra e per giustificare le stragi. Ricordiamoci che anche nel Nuovo Testamento non è che sia tutte rose e fiori. Esistono le battaglie, esistono popoli sterminati, città distrutte. Quindi diciamo che siamo in pari e patta in questo campo. Però l'Islam non è assolutamente una religione, specialmente adesso. Io poi gli islamici che ho conosciuto sono stati, sono ed erano, perché purtroppo un mio caro amico è venuto meno dopo tanti anni di amicizia, persone estremamente votate alla pace, assolutamente, anzi addirittura erano molto critici verso tutti i musulmani che deviavano da questa scelta di pace per abbracciare il terrorismo. Altre notizie che possiamo leggere
diciamo che sono le 22:44, quindi allora fino... se no possiamo anche per stasera lasciare qua. No, possiamo andare fino alle 23 tranquillamente. Vi ricordo a tutti gli amici, sì, le 22:44 siete all'ascolto di Science Web Network in sciencewebnetwork.it o .net, perché il nostro blog, dove troverete anche i post del nostro amico Don Chisciotte, insomma Alfredo Storia, certo. E andrete a leggere sul .net, che è il nostro blog. E mi raccomando, scrivetemi, scrivetegli, se va bene o se va male, scrivetemi in tutte le maniere, ecco. Commentate anche i suoi post direttamente sul blog, commentare. E dicevo, per il momento, insomma, stiamo andando e andremo avanti fino alle 23. Comunque dalla prossima puntata metteremo a disposizione anche un numero di telefono, lo 0422 16 26 622, per chiamarci in diretta, intervenire, insomma, in questa trasmissione, perché è libera e aperta a tutti, per esprimere il proprio pensiero senza nessun problema. Non ci sono problemi, basta che non si inneggi alla violenza, no. O si dicono volgarità, tutti sono ben accetti, perché ne abbiamo veramente, abbiamo proprio abbastanza anche dai media nazionali con volgarità e esatto. O cose del genere, quindi ricordo questo. Adesso Alfredo, passiamo un attimo, lasciando da parte questo, che potremo poi riprendere nelle prossime puntate, di questa trasmissione. Ma io vorrei, se tu adesso sei dentro a qualche notizia, hai qualche notizia a mano, delle problematiche più nostrane, casarecce, insomma, italiane, ecco, tra virgolette. Oddio, nostrane, quelle degli 007 è una notizia nostrana. Di notizie, adesso stavo proprio guardando un po', stavo le guard... ecco, una notizia nostrana che mi dispiace molto, è quella riguardante Lema Bonino. Ecco, sì. Che con sempre grande coraggio, perché tutta la sua vita è stato sotto l'insegna del coraggio, ha denunciato un tumore che le ha colpita in maniera molto grave, e ha detto che sta facendo già la chemioterapia, e sappiamo purtroppo come vanno queste cose, e mi è dispiaciuto molto, perché è sempre stata una donna storica radicale, insomma, radicale, integra, che non ha mai ceduto a nessuna pressione, mi è sempre piaciuta molto come donna, come politico, ha saputo lavorare in maniera eccezionale, quindi ci sarebbe ancora molto bisogno di lei, come c'è bisogno di tanti altri politici integri che purtroppo non sono molti. Però ci sono. Ci sono certamente, indubbiamente ci sono. Vediamo altre notizie, un'altra notizia, poi possiamo fare due chiacchiere così in totale libertà. Di totale libertà. Anche qua lezioni in Grecia. Competizione fra i veri vecchi, come sempre, quando uno prende la trova la sedia non la vuol mollare in nessuna maniera. Non c'è verso, si presentano elezioni nuove, ma sempre con candidati vecchi, purtroppo. Ma secondo te Tsipras cosa farà? Sì, però aspetta pure che te lo dico, perché stavo anche leggendo un attimo quell'appunto. Ci arriviamo. Cristiano ha vinto il terzo pallone d'oro, sembra che non esista né altro che Ronaldo. Non riesco più a trovarlo, condannatemi, ma... non riesco... Dovete sapere che il nostro caro Don Chisciotte ha la sua età, quindi... La vecchiaia sta diventando piuttosto grave. No, cioè, parleremo un'altra volta di questa cosa un'altra volta.
Insomma, in poche parole, Alfredo, noi diciamo che per far capire chi ci ascolta e che ci seguirà, speriamo che ci saranno tante persone che ci seguono, ma soprattutto non solo che ci seguono, ma che intervengono in diretta con noi, ecco, per magari esprimere il proprio pensiero. Ci tengo molto a questo, anche via telefono, non solo via chat, che possono, c'è la chat sul sito salesrubenetwork.it, quindi anche lì possono scrivere se vogliono, ma insomma chiamandoci in diretta e esprimere il proprio pensiero in diretta, farci sapere cosa pensano di quello, ecco, che accade oggi, insomma. Certo, magari, anche perché se qualcuno ha qualche argomento interessante di cui parlare, può intervenire in diretta e dire la sua, questo certamente è molto importante. No, certamente. Volevo, per chiudere, qua un articolo che per appassionati della lettura come sono io è interessante. Editoria, un libro per non morire mai, è una frase di Tiziano Terzani, giornalista che ha vissuto praticamente tutta la vita in India, e dice: ci sono due forme di minima immortalità, uno sono i libri e l'altro i figli. E questo è molto, perché tutti e due in tutte le maniere sono estensioni di noi stessi. Questa è una cosa molto importante in questa epoca di tutto bit, bit nel senso di componente informatico, di ebook, di file PDF e via discorrendo, sembra che debba morire il libro cartaceo. Io non ci credo molto, anche se leggo comunque tanti testi che non riesco a trovare in altra maniera in formati ebook, eccetera. Ritengo che il libro sia cartaceo sia la cosa più bella che ci sia, innanzitutto perché è eterno. Se conservato bene, eterno. Se conservato bene. Se conservato bene. Ed è scrivere, come dice Pezzani, scrivere è un'occasione per ascoltare quella voce che spesso soffochiamo. Per questo ogni opera va rispettata, anche se pubblicare certi testi per un editore equivarrebbe a lanciarsi da un aereo e avere l'ardire di non usare il paracadute, ma un ombrello come faceva Mary Poppins. Questo è fondamentale. Io spero che, ma Dio, le librerie sono piene di libri. Speriamo che, purtroppo, il 57% degli italiani legge meno di un libro all'anno. Speriamo che questo, che la tendenza si inverti, diciamo. Che la tendenza si inverta e possa riprendere l'editoria, ecco. Vanno molto adesso chi si pubblica da solo, il self, l'autopubblicazione, e sta creando una editoria d'arrembaggio veramente notevole, con dei costi contenuti. Non lo so, io lo spero vivamente, perché leggere un libro è un'avventura meravigliosa. E poi un'altra cosa, anche nelle scuole cercare di presentare non più libri tipo il Decamerone o Machiavelli o libri di 600-700 anni, ma libri un po' più recenti, perché in modo che i giovani si possono innamorare anche della letteratura moderna. Oddio, Alfredo, volevo dire anche questo, che oggi nella marea di libri che trovi sugli scaffali, insomma, cioè, io ho scoperto che ci sono persone che, insomma, che non sanno parlare in televisione, che si ritrovano a scrivere un libro, insomma. Ma certo, come tutti i libri dei comici. Alcuni comici sanno scrivere,
altri veramente una trasposizione semplicemente dei loro sketch e nient'altro. Ma no, ma proprio personaggi strani che trovano, tipo X-Factor, eccetera. Insomma, adesso tutti, ma perché, come dicevo un aforisma l'altro giorno, nessuno legge, per forza siamo tutti impegnati a scrivere, quindi nessuno legge. E invece bisognerebbe leggere. Rosario, di alleggerire i nostri ascoltatori cantandola qua, sono le 11 quasi. Meno 5, 22.55, quindi cari amici avete ascoltato Don Chisciotte e i mulini a vento con Saiuz sottoscritto e Don Chisciotte, insomma. Quindi finiamo con quella frase che mi ha mandato: cambiare il mondo amico Sancho non è follia né utopia ma solo giustizia. Speriamo di, insomma, di avervi dato alcuni spunti, perché quello che facciamo con questa trasmissione è dare spunti, insomma, di riflessione, perché poi la cosa è risvegliare quel vostro neurone che ormai si è assopito grazie a questo bombardamento che avete tutti i giorni da parte dei media e dei giornali, insomma, che fino a un certo punto sono interessanti. Bene, con questo è tutto, vi diamo appuntamento a martedì prossimo e vi auguriamo un buon proseguimento con le nostre trasmissioni. E non mettiamo la musica finale, terminiamo così. Un caro saluto alla prossima puntata con Don Chisciotte e Mulini a Vento.